polpaccio mi strascina nel buio più profondo. La mano nera si annida negli angoli più bui, specie sotto al letto. Solo a nominarla mi viene il brivido. Ma io non lo so. La mano nera. Che brutta cosa che è. Secondo voi che cos'è la mano nera? Dimmi. Porta sfortuna, è il buio che avvolge tutte le cose, che ti agguanta e ti porta nel profondo del buio. Vedi, ogni volta che scendo dal letto mi viene un'ansia, terribile che mi scende dentro al petto, no? Eppure sono grande, da scuola come voi, ma sono la terza elementare, sono piccolino. Però quando penso alla mano nera, questo pensiero mi inquieta. Io di fatto ho paura della mano nera e del buio. Del buio e della mano nera. E tutto questo. Quando c'è la mamma? Ah, la tengo per mano del forte, per la mano. È tutta un'altra cosa, sono orgoglioso, sono felice, va tutto bene. Però, diciamo però, quando la sera vado a letto, controllo tutti gli angoli della casa e spicci. Sono dal letto. Poi non si sa mai. No, ma pensa un po'. E io ho visto quando lo figlio. A proposito, perché guardate, e mi spiego perché le cose importanti si fanno sempre da seduto. Io ho paura della mano nera e del buio perché due punti a capo. Uno, perché quando viene il buio tutto si muove, c'è qualche folletto che tu vede tutta so qua. Due. Quando si accende la luce, ma quasi per miracolo, va tutto a posto, si ferma tutto e la mano nera si nasconde. Questo è il mio pensiero, però penso alle frasi di mia madre, no? Che mi diceva, e giusto per spiegarmi un pochettino la cosa, no? Perché per con semplicità mi diceva, vedi, quando c'è buio, e quando non c'è la luce, non c'è luce. E tutti gli oggetti stanno fermi, immobili, non si muovono. Ma secondo voi chi è che ha ragione? Mia madre o io? Ve lo dico io la risposta. Adesso andiamo a provare, andiamo a fare l'esperimento. Allora, vado. Bisogna agire. Mi sono vicino all'interruttore, vicino alla porta, pronto per scappare, non si sa mai, metto vicino all'interruttore e accendo la luce. E guardo. Poi vado a tappare, controllo che non ci sia neanche una baba di trafili, neanche una baba di luce. Siamo a posto, controllo il tavolo, la sedia, il letto sfatto, anche quello sì. Sono pronto? Sì. Ma io ho una paura, no? Pronto? Ditemi voi, uno, due.
vicino all'interruttore, e sia ben chiaro che se succede un fatto del genere, scappo, stavolta scappo, sono vicino alla porta, scappo. Oh, mi rilascio un po'. Pronti, via, tac! La tazza rossa, la mia preferita, c'è sempre, non si è mossa, ci sono i biscotti sul tavolo. Ma vediamo un po' se questi biscotti, andiamo a contare, 1, 2, 3, 4 e 5. Non è che me l'avrà mangiato qualcuno, adesso controlliamo. C'è uno spavento dentro, ciò, ma pronti? Via, i biscotti, vediamo i biscotti, 1, 2, 3, 4 e 5, ci sono tutti. Non ce n'è neanche uno sboconcellato, niente, non c'è neanche uno rosicchiato, non, nessuno l'ha toccato. Tutto a posto. E così vado avanti, tutto il pomeriggio, a fare tic-tac, tic-tac. Però, tutto il pomeriggio è lungo, a un certo punto sono stato, sono sfinito, no? Controllare, vedere, perché c'è un cavo per terra addormentato. Arriva la mamma, mi vede per terra, mi prende in braccio e mi porta sul letto. Mamma, e qui mi sveglio, no? Che Dio, mi sveglio. Mamma, perché non spegni la luce, che voglio dormire? E insomma, come la mano nera?